Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Un po' euforica perché stiamo girando questo video tipo subito dopo aver girato il non ho mai, quindi è un non ho mai. Oh! Baby gay! Raga, abbiamo passato tutta la serata di Capodanno a urlare yo baby gay. Perché c'era Giusy. Perché c'era Giusy Ferrer. Yo baby gay! Capito? Quindi tutta la serata di Capodanno così. Vabbè, allora. Ci divertiamo con poco. Molto poco. Però è bello perché almeno ci divertiamo tanto. Perché se ti devi divertire con tanto, ti diverti poco. Se ti devi divertire con poco, ti diverti tanto. Le massime delle 5 del pomeriggio. Ok, allora, questo video di oggi è un video Ask Me / Ask Noi. Perché sempre su Instagram vi ho chiesto di farci delle domande e adesso io e Miss C risponderemo. Ok, iniziamo subito. Ma per Miss C, sei pronta? Ma sempre io prima devo iniziare. Ma se te l'hanno fatta a te, che vuoi da me? Ma io vorrei farvi notare che ho le tette appoggiate sul tavolo. Ci sta ogni commento, vabbè, vai. Ci stanno tutte. Un like sotto al video. Un like. Appoggiate le tette di Rosy sul tavolo. Un pollice in su per le tette della Queen appoggiate sul tavolo. Ma smetti di fissarmi le tette. No, perché c'è un pelucco che mi dà fastidio. Me lo vuoi togliere? Sì. Toglimelo. Da un ask me a un hot me è un attimo. Va bene, me le tolgo, basta. Allora, torniamo a noi. Per Miss C, qual è il primo ricordo che hai di Rosy quando l'hai conosciuta? Oh, spagomotina un po' spaventato. No, beh, non è stato un bel ricordo, eh? Cioè nel senso di impatto. Sì. Come impatto? Ma immagino, guarda. Ma il primo impatto è stato bella, ma se la tira. Che palle. Tutti così, sì. Cosa ti ha colpito di più dell'altra persona la prima volta e cosa continua a colpirti tuttora? Oddio, questa è. Beh, la prima volta, diciamo, le tette. Perché c'avevi quel body molto, molto scollato, quindi adesso dico la determinazione. Questa è una cosa filosofica. Io rimanendo sulla serietà, perché poi io sono una persona seria al contrario di quello che pensate voi. LOL. Hashtag basta, The Circle, esatto. Basta, perché ormai parliamo solo con gli hashtag. No, a me di Miss C inizialmente, cioè, primo impatto, mi ha colpito il suo fare molto signorile, quasi aristocratico. Lei è molto, sembra una principessa d'altri tempi. La differenza mia! La pescivendola! Esatto. E oggi la pazienza. Troppo paziente, come fa solo, sa solo lei. La cosa più divertente che abbiate mai fatto insieme. Ok, la conto io. Inizi tu. Sì, questa. Perché così io già ce l'ho, quindi no, non io so pure. Se è la stessa. Boh, vediamo. Che forse l'hai già detta, però non lo so. Inizia a parlare, poi vedo. Vediamo. Allora, praticamente qualche anno fa Rosy voleva farsi un tatuaggio. No, non l'ho raccontato mai. Però devi stringerti, mi dice, sì, era estate, quindi c'erano praticamente tutti i tatuatori chiusi e l'unico che abbiamo trovato era questa ragazza in centro. Abbiamo guardato un po' i tatuaggi su Facebook, diciamo che non erano stupendi ma erano abbastanza passabili, quindi siamo scesi giù da questa. Tu volevi il tribale, mi sembra. Questo volevo. Ok, questo qua. Questa tutta contenta ci fa: sì, no, non c'è problema, sono qua che non faccio niente. Io paziente come sempre, voglio farlo oggi. Okay. Perfetto. Inizio, iniziamo a disegnare le linee. Quindi prende, inizia a ritagliare in modo di Art Attack delle strisce, così, ma senza prendere la squadratura, niente. Le faceva tipo a mano e te le gira. E mette il calco, come si fa per i tatuaggi, mette il calco. E c'era tipo queste tre linee che erano il titano. Sembravano stessero affondando tutte. E ci fa, no, ma poi diventa una dritta una volta che ci ripassi. Io mi immaginavo già lei ripassare tutto il braccio, ma e quindi? Quindi dice, va bene, fa le tre strisce. E sì, dice, me le disegna proprio con la e noi vediamo praticamente una cosa così stortissima, ok.
Al che dice, vado un attimo di là a prendere materiale. Ok. Rosy mi guarda e mi fa scappiamo. Al mio tre? No, sì, ti ho detto al mio tre scorri più veloce che puoi. E quindi io faccio uno, due, tre. E iniziamo a correre per il centro città. Tra l'altro eravamo in infradito perché c'era un caldo. Io ho perso l'infradito, correvo con mezzo infradito e l'altro bello. Allora sì. A un certo punto, con la paura che questo uscisse a vedere dove eravamo, ci siamo infilati dentro un negozio di caschi col piattone sudate con 40 gradi, i capelli bagnati. Arriviamo correndo, cioè si aprono le porte, noi entriamo, ci fermiamo così, questi, e tipo tutti i commessi che si... Sì, desiderate quel casco, bello, quello è molto interessante. Col fiatone che non ci riprendevamo più, niente raga. E con la gente fuori dal negozio che continuava a guardarci a dire, queste che cosa hanno rubato? Sembravamo due ladre, cioè due tizie che avevano appena rubato qualcosa e stavano cercando di fuggire. Cioè noi fondamentalmente siamo fuggite perché ci dispiaceva quasi dirgli che faceva schifo, cioè, esatto. E lei era talmente contenta di fare un tatuaggio che... Vabbè. Sì, e quindi niente, non l'ho fatto, adesso ce li ho, però non li ho fatte. Adesso hai imparato a aspettare almeno due giorni prima di fare i tatuaggi, esatto. Sì. Allora, questa è stata veramente epica, io ogni volta ci penso, cioè, più, ragazzi, la scena che vi sto per raccontare è un po' forte. Allora, 3 anni fa circa eravamo in America, come sempre, in estate, in vacanza, e avevamo mangiato tipo delle cose che ci avevano fatto stramale, infatti anche io non stavo benissimo, ma io vomitavo tipo, e invece Miss C aveva un altro tipo di problema. Ma stai scherzando? No, non mi interessa, ti sputtano in bocca verita. Allora, lei aveva un altro tipo di problema, purtroppo avevamo mangiato del cibo che non era buono, l'ho già detto forse, un po' logorroi, un po' ripetitiva. Comunque, quindi io avevo avuto proprio queste nausee e tutto quanto, lei stava meglio di me, però era disturbata. Ok, arriviamo alla nostra destinazione di quel giorno lì e prima di arrivare in hotel ci fermiamo al supermercato per prendere la cena. E quindi io ero lì che cercavo con cura la cena che avremmo poi consumato quella sera, perché già stavamo male, quindi bisognava prendere qualcosa di buono, non troppo. Infatti avevo puntato i mac and cheese. Proprio. A un certo punto Miss C sbianca. Inizia a sudare fredda, cioè io vedevo tipo le goccioline che così venivano giù. Mi guarda e mi fa, dobbiamo andare via. Io, perché? Dobbiamo andare via tipo subito. Io, perché ora mi sto sentendo male. Aveva già fatto tutto il giro del supermercato per cercare il bagno perché necessitava di un bagno subito. Subito. Io sto raccontando davvero su sì, YouTube. Sì, meno male che non sono influenza, adesso sono influenza, ma... E vabbè, però capita a tutti, cioè siamo esseri umani, adesso non è perché siamo su YouTube, siamo youtuber, cioè non tu, io, non possiamo stare male, cioè sti cazzi. Qui solo verità, canale verità, YouTube verità. Comunque, quindi lei si sente stramale, mi dice dobbiamo andarcene subito. Siamo in macchina, lei è speditissima fino in hotel, arriviamo davanti all'hotel, entra con la macchina, non dentro l'hotel, perché si fionda un parcheggio a caso, lascia la macchina, la porta aperta, la macchina accesa, scende dall'auto e mi dice io sono in camera! Io, cioè la prima cosa spontanea che mi è venuta da dirle è stata se ti cagli addosso ti sposo! Perché non ce la faceva più, raga, si stava sentendo malissimo. Meno male, non ci sono arrivata. Ti sarebbe piaciuto. Comunque raga, raccontata così magari non rende, ma vi posso assicurare che lei tipo si è fermata un quarto d'ora e mi ha detto ma veramente mi ha detto che se mi cago addosso mi sposi, ma tu sei normale? Ragazzi, era troppo epica, emozionante, come emozionante, sì. C'è chi fa le proposte sui ponti, cioè... E poi ci sono io. Esatto. No, però dai, sarebbe stato epico. Cioè, tu che salivi in cagando. Col pantalone bianco era epico, però. Capito? Quello che è proprio bene. Oltre. Grazie a tutti per l'ascolto. Possiamo andare avanti. Miss C è finita qui. Esatto. Rip. Miss C, come ti senti ad avere l'onore di essere amica della Queen? Onore.
credo che sia un dare e ricevere. No? Sì, ma tu sei onorata. Io sono onorata. Devi sentirti onorata. Cosa ne pensate delle etero curiose? Ma ben vengano. Ma meno male che esistono. Ma ti prego, ma assolutissimamente pro. Chi sa meglio l'inglese e chi il francese? Io il francese, ovviamente. Ma senza manco dire bonjour. Je m'appelle. Sì, complimenti. Ragazzi, ha appena detto il suo nome come una cretina, non curante del fatto che stiamo registrando. Comunque non abbiamo risposto. L'inglese è... è un po' più io. Io capisco qualche parola in più. Ci completiamo su questa cosa. Io capisco di più, lei lo parla meglio. Il francese ovviamente io. Chi è più forte a braccio di ferro? Vai. Oddio. Sei pronta? Vai. Madonna. Uno. Mi stai già spaccando il braccio? E ancora siamo ferme. Perché non posso Uno, due, tre. No, io non ho forza, raga. Aiuto. No, no, mi stai facendo male. Se ti cagli addosso ti sforzo. Vabbè, ha vinto. Non ne ho forza io, raga. Ho consumato tutta la mia forza negli anni. Miss C. Sì? Che tipo di ragazza ti piace? Maschile, femminile, bionda, mora, rossa, tinta? Ma diciamo che non ho una preferenza. Sono state sia con maschili che con femminili. Però ovviamente io ripeto, la mia donna ideale è Jennifer Beal, quindi mora e mediterranea. Ok. Vi siete mai tagliati i capelli da sole? Io sì, per disperazione. Io no. Per disperazione. Dopo che alla quarta la tua faccia. Ti giuro, dopo la quarta volta che sono cambiato parrucchieri, continuavano a farmi dei tagli di merda che da una parte erano 10 cm, dall'altra 27. Basta, me li taglio io. Me li taglio io. No, io mai, raga. Cosa che più odi di Rosie / Miss C? Quindi questa è per entrambe. Inizio io. Sì, anche perché a me non viene niente. Ma io lo so invece. Allora, la cosa che poi non è che la odio, però una cosa fastidiosa in Miss C è che è troppo testarda. Cioè, io pensavo di essere testarda, ma in realtà non lo sono rispetto a lei. Cioè, lei non è che è testarda, però che tipo si impunta sul dire ho ragione io, no, attenzione. Lei se non riesce a fare una cosa mi fa smattare, perché per esempio, faccio un esempio concreto, io le dico mi aiuti a fare questa cosa, poi lei ci prova, non ci riesce e io le dico vabbè lascia stare, no, no, è finita. Una vita ferme lì, non si va più avanti, cazzo, qui noi dobbiamo risolvere, no, non c'è bisogno, cioè non è, no, devo farlo, però risolvo poi, sì, ma però sbloccati, no, non ce la faccio, se non è fatto come lei si prefissa, non andiamo avanti, la nostra vita rimane ferma. Beh, io quando siamo in hotel, rilassato tutto, quando stiamo per andare a dormire, e tu mi dici mi accompagni giù a fumare. Questa è la cosa che odi di me, ti giuro. Che lei non fuma, quindi ovviamente quando siamo in hotel in America io non c'ho voglia di andare sola, che poi sei tu che vuoi venire con me, che cosa vuoi? No, non è vero, sono io che vabbè è tardi e quindi lei è già pronta per dormire, si deve alzare, mettermi le scarpe, tutto quanto, e viene con me e dice io non fumo, chi me lo fa fare? Se un tuo video su YouTube non fa molte visualizzazioni, te ne frega qualcosa? Proprio, guarda, vedete la disperazione nella faccia di Rosy. Ma è fotte proprio zero, raga. No, non li metto per le visualizzazioni, li metto perché mi va di metterli. No, assolutamente. Allora, Miss C, c'è qualcosa che non sopporti di Rosy e che magari se potessi cambieresti? Oltre quella cosa lì, credo caratterialmente, si intenda. La pigrizia. Pigrizia. No, no. Ma pigrizia sotto che punto di vista? Pigrizia nel... quando ti dico... no, no, aspetta, sì, quando andiamo a camminare. Ah, ma spia, mica sono pigra nella vita, faccio tantissime cose. È che non sono una persona sportiva, a camminare, queste cose qua, no. Andiamo su, passeggiare. No. Non è pigrizia, che proprio non mi piace, mi secca, cioè non c'ho cazzo, io sto lì a guardare, non mi piace. Cioè, vuoi mettere, andare in centro, camminare in centro, stanno le bionde, almeno ti passi il pomeriggio, là, alberi, acqua, mi secca. Tu invece tutto bene, spirituale, guarda che bello, questa montagna, guarda,
Prego, placati. Ognuno con la... Posso dire, prima eravamo a camminare e io, dai, riossigenati, e lei con la sigaretta in mano, sì, lo sto facendo. Esatto. Orientamento di Miss C. Lesbica. Non lo so. Bella lei. Miss C, ma quanto è figa la cazzutaggine di Rosy? È davvero così cazzuta? Molto, anche di più, nei video si trattiene. Pensate un po' come una realtà. Mi piacerebbe asfaltare chiunque. Esatto, invece c'ha un ritegno suo personale. Basta, piano piano. Piano piano uscirà fuori. Lo sto mangiando, quindi a un certo punto quando spiena... Quanto vi sentite pazzesche da zero a infinito? Io infinito, ovviamente. Io mi hai vista, Anna? Tu? Zero. Ovviamente. Quindi siamo... Siamo proprio... Luna e sole. Siamo opposte completamente. Lei ci crede zero. Zero. Io ci credo anche troppo. Come vi immaginate la vita nel 2020? Accettate di non vedere mai il 3000. Cioè, Anna, ti prego, dopo aver girato non ho mai bevuto 7 sciottini di podcast e domande esistenziali non me le merito. A parte che accettate di non esserci nel 3000, sì, nel senso dovrei campare 1000 anni. Anche no, no, va bene, cioè, non, vabbè, non me lo merito. 3000, sì. Come vi immaginate la vita nel 2020? Non lo so. Di merda, no, io devo dire che invece a me è iniziata la grande. No, beh, a me proprio in 2 settimane di 2020. Cioè, io non ho aspettative, perché meglio, poi, fondamentalmente come... sì, sì, perché se tu hai troppe aspettative, poi è come quando tu prendi un mandarino, lo sbucci e ci trovi dentro i semini e ci rimani di merda, perché... Ragazzi, ma che esempio hai fatto? Scusa, è deludente. Un mandarino, i semini... Quando tu prendi un mandarino, che dici, mandarino non ce l'hanno, i semi, invece ce li trovi dentro e ci... Bene, perché devo complicarmi la vita? Assistente di regia, puoi zoomare sulla mia faccia? Oh, vabbè, sì, vero? Molto... Sì, okay. Sì. Comunque, no, io non mi faccio mai aspettative perché ho imparato con gli anni che più aspettative hai, più inculate ti prendi, fondamentalmente. Però devo dire che è iniziato bene. È iniziato bene. Tocchiamo cose che portano fortuna. Tocca che fai hype, vai. E speriamo bene, raga. Allora. Per Miss C, okay. Rosy ti stava sulle palle al primo incontro, chiacchierata, sguardo? Sì, a prima vista, perché poi quando hai iniziato a parlare... quello è il problema, che la gente non mi dà neanche l'occasione, cioè la possibilità di... Oddio, secondo me alcune volte quando parli comunque puoi risultare lo stesso. È che se uno poi ti... Il problema fondamentale è che la gente... una persona come me sta sul cazzo alla gente perché la gente ha bisogno di sentirsi superiore. Se vede che diventare amica mia perché io sono più timidina, sono più se vedi una persona sicura di sé, è una colpa oggi come oggi essere sicura di te stesso. Cioè tu non puoi essere sicura di te stesso perché sennò te la credi. Ma perché? Cioè io non posso sapere conoscere i miei limiti e i miei, cioè fino a dove posso spingermi. Ma io vorrei credere un po' come te. E poi sono una tranquillona alla fine. Ma assolutamente, cioè, ma infatti credo che chi ti ha conosciuto poi lo so. Cioè sono queen perché ci sono nata queen, però sono tranquilla. Un difetto e un pregio dell'altra. Ma non l'abbiamo già fatta. No. Boh. Vabbè. Beh, difetti l'abbiamo già detto. Difetti quello che non ci sì, piace. Quello che non ci piace. Un pregio. Io ammiro veramente tantissimo invece, cioè se da una parte è troppo testarda, dall'altra questa cosa va a contrastare il fatto che è strapaziente, nel senso che appunto si mette lì per 10.000 ore fino a quando non riesce a... Cioè io sbrocco dopo 5 minuti, invece lei no, con calma, se io tipo sto sbroccare, basta, amici, stai tranquilla, non fare così, aspetta un attimo che adesso risolvo. Cioè, raga, mi viene il nervosismo a me a vederla così calma, ma per tutto, cioè in tutto e per tutto, cioè se io gli dico no dai ti pare dobbiamo salire, fare, scendere, girare, cioè è troppo lunga come cosa, no, il tempo che già lei si è lamentata io ho già fatto, capito? Non fa niente, ma vai tranquilla, no? Paziente proprio mille per mille. Invece di te che diventi l'avvocato di tutti, perché devi difendere le cause, qualunque causa. Sì, è un pregio. È un pregio, un pregio. Insomma, sì, che dovrebbe essere un pregio. Protetta così in un certo senso. Sì. Allora, questa è l'ultima. Miss C, a me pensato di fare qualcosa hot con la Queen. Ma mi hai vista. Rispondo io per te. Grazie.
prego. Ragazzi, a 2000 like sotto il video, Rosy farà una hot in diretta su Twitch. Ma te sei matta? La hot su Twitch. Mettete 2000 like e poi vediamo che la convinco io. Vabbè, ma veramente stai lanciando sta cosa? Tanto la devo fare io la hot. 2000 like. 2000 like su YouTube son tanti, sì, effettivamente. Beh, la hot come facevi... un po' più spinta pure un po' più spinta, perché quelle che facevo su Instagram non erano abbastanza spinte. No, poi su Instagram facevi finta di non leggere i miei messaggi, su Twitch posso partecipare a voce. Cioè la hot con te che leggi le domande? Certo. E che me e che, ragazzi, vi giuro che ve lo giuro che questa cosa non era assolutissimamente programmata. Anche perché l'impanicamento della faccia. E io potrei decidere di tagliarlo questo pezzo, perché tanto monto io. E lo farai poi. No, mi sa che non lo farò. Ah. Lo sai che mi piace il rischio, mi sa. Quindi abbiamo 2000 like e facciamo una hot su Twitch. Facciamo, ma tu la fai pure con me. No, intanto non si vede. Quindi. Intanto poi la gente ti vedrà prima o poi. E che fa? La vedranno che siamo una svergognata. Svergognata! Ah, okay. Quindi la fai con me o leggi le domande? Fai la moderatrice? La faccio anche con te. Sì, io la faccio fuori campo. Che può essere lettura, che può essere incitamento. Vabbè, 2000 like, sì, 2000 pollici. Non ci sei mai arrivata, no? Sì, sì. Alfabeto drammatico, sì. Però 2005. Ok. 2005, dai. Accordo stretto. 2500 like a questo video e faccio la hot su Twitch con MSC o mia voce fuori campo. Mi raccomando, non mettete like. Per una volta vi chiedo di non mettere like. Se mi volete bene, Non valgono i dislike. No, i dislike non valgono. Amici dei dislike, vi salutiamo perché siete sempre quelli. Tipo, praticamente c'è Diana, Nora e altre 3-4 che noi sappiamo chi siete. Bene, vi lasciamo. Grazie per aver guardato anche questo video. MSC, vuoi salutare? A presto ragazzi, ci vediamo presto su Twitch con la hot, mi raccomando, non deludetemi. Che top. Ho iniziato con le tette appoggiate sul tavolo e finisco con le tette appoggiate sul tavolo. Il mio cuore è vostro, prima della patata e poi vostro. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale Baby K.